Nietzsche, come è noto, si danno diverse interpretazioni e lui stesso, in un certo senso, secondo me lui non ha mai detto che la verità è un'interpretazione in senso relativistico, perché lui pensava di enunciare una verità, cioè lui pensava di enunciare una cosa vera, la morte di Dio. Cioè Nietzsche credeva sinceramente che la diagnosi della morte di Dio fosse, per così dire, vera. Per cui l'interpretazione, secondo cui Nietzsche avrebbe ridotto la verità ad interpretazione è, secondo me, parzialmente falsa, nonostante sia riscontrabile in alcune citazioni nietzschiane stesse. Ma siccome Nietzsche non ha formulato un sistema, ma si è espresso in una forma aforistica, è assolutamente chiaro che è possibile trovare in Nietzsche formulazioni diverse, addirittura opposte. Ecco perché, a mio parere, la connotazione migliore di Nietzsche l'ha data il germanista italiano, recentemente scomparso, Ferruccio Masini, che lo ha definito lo scriba del caos. Cioè Nietzsche è lo scriba di un elemento caotico. E naturalmente l'elemento caotico, se vuole essere scritto o descritto, non può che rimanere caotico, in quanto è impossibile ridurre il caos a armonia. Dunque, nel caso di Nietzsche, io penso che in un certo senso abbia abbastanza ragione Domenico Losurdo nel suo monumentale studio su Nietzsche, no? Cioè Nietzsche rappresenta in un certo senso una forma di anarchismo conservatore e pertanto di una critica radicale della società borghese da un punto di vista non della sua emancipazione. In Nietzsche è assolutamente assente il concetto marxiano di alienazione, no? In quanto è sostituito dal concetto di decadenza, che come è noto non è sovrapponibile al concetto di alienazione nel modo più assoluto, no? Ecco, io personalmente sono del tutto estraneo a dire, a tradurre lo Übermensch come superuomo di destra o come oltreuomo di sinistra. Secondo me, la disputa molto forte in Italia, anche a opera di Gianni Vattimo degli ultimi 30 anni, non è fondata, in quanto in Nietzsche, in quanto scriba del caos, a volte lo Übermensch appare come superuomo, a volte appare come oltreuomo, no? Per cui è difficile dire che in Nietzsche vi sia una teoria univoca, secondo cui lo Übermensch è sempre un superuomo dispotico, gerarchico, razzista, in lotta contro i mal riusciti, così tra virgolette, oppure un altro uomo al di là della moralità costrittiva cristiano-borghese. No, in Nietzsche, per la natura stessa dei suoi scritti, superuomo e oltreuomo si intersecano uno con l'altro. E personalmente io non traduco, lascio in tedesco, come si lascia in greco la parola logos, la parola Übermensch, che a mio parere non è traducibile. No, perché ogni sua traduzione comporta automaticamente una, diciamo così, una limitazione. Io non sono un, diciamo così, un lettore di Nietzsche, nel senso che Nietzsche non fa parte del mio repertorio culturale fondamentale. Io considero centrale in Nietzsche il concetto, ovviamente, di morte di Dio. No. Ecco, in questo senso, non sono il primo a dirlo naturalmente, perché esiste un'amplissima bibliografia sulla morte di Dio naturalmente, che però io penso che nel concetto di morte di Dio ci sia grosso modo una specie di equivoco positivistico, perché spesso il concetto di morte di Dio è interpretato come venir meno della credenza in Dio, no? Per cui in un certo senso Nietzsche probabilmente non voleva dare una variante positivistica, ma di fatto essa si è imposta, no? Secondo me, io sono invece sostenitore della permanenza del fenomeno religioso e del fatto che Dio non muore mai, ma si trasforma in modo diverso, e pertanto, a differenza di Nietzsche, sono maggiormente vicino a Hegel, che riteneva la religione sostanzialmente l'assoluto nella forma della Vorstellung, rappresentazione. Inoltre, insieme con Hegel, io non do del cristianesimo una valutazione così terribilmente negativa come la da Nietzsche, no? Non la contrappongo a una grecità precedente, anche perché secondo me Nietzsche non interpreta correttamente la grecità, ma ne dà una variante, secondo me, del tutto sbagliata. Io non penso che Socrate rappresentasse in un certo senso l'inizio della decadenza. Io penso che Socrate, al contrario, interpretasse fino in fondo il senso di comunità giusta che
che sosteneva la civiltà greca. Come è noto, Heidegger rovescia, diciamo così, l'interpretazione corrente di Nietzsche, no? Nietzsche appare a prima vista come il grande distruttore della tradizione della metafisica occidentale, no? Questa è l'immagine di Nietzsche che tuttora, se vogliamo, è diffusa, perché non è che sia stata distrutta. In un certo senso Nietzsche appare sempre, particolarmente presso i non specialisti, come il grande distruttore delle illusioni, delle delusioni e della falsità della metafisica occidentale, no? Invece Heidegger, in un certo senso, radicalizza e rovescia completamente questa interpretazione. Ora, siccome io penso che le uniche cose interessanti in filosofia siano le cose che vanno contro il senso comune, perché le ripetizioni di banalità sono assolutamente inutili, bisogna, secondo me, prendere sul serio quello che dice Nietzsche, quello che dice Heidegger. Allora, io direi che Heidegger è geniale dicendo che, lungi dall'essere un rovesciatore della metafisica occidentale, Nietzsche in un certo senso ne è un inveratore, nel senso che porta alle estreme conseguenze la trasformazione della soggettività in pura volontà. In quanto distruttore del soggetto non è affatto, diciamo, originale, perché già Hume aveva integralmente distrutto il soggetto cartesiano, e questo prima ancora che ci fosse Kant, no? Ecco, riducendolo a un flusso non di volontà di potenza, ma a un flusso, diciamo così, di utilità che legava insieme in modo simpatetico il compratore e il venditore, no? In una forma utilitaristica che prelude ad Adam Smith, no? Per cui in questo io non vedo la novità di Nietzsche, no? Ecco, mentre invece è interessante vedere se in un certo senso Heidegger abbia ragione o torto, perché questo è secondo me il punto fondamentale. Io direi che ha ragione nel far notare che Nietzsche, che appare a prima vista come un grande distruttore, il filosofo del martello, no? In realtà lo è molto meno di come sembra, perché in realtà è inserito in una tradizione soggettivistica che per alcuni pensatori, come Blumenberg, addirittura risale al volontarismo francescano medievale. Perché, come probabilmente i filosofi sanno, Blumenberg oppone la sua interpretazione della modernità, quella di Loewit, cioè quella della secolarizzazione dell'escatologia ebraico-cristiana nel linguaggio dell'economia politica, una teoria dell'autoaffermazione soggettiva della modernità derivata dalla critica di Duns Scoto e di Occam, cioè di francescani medievali del Trecento, al sostanzialismo aristotelico, tomistico, domenicano, no? Ecco, in questo senso, a mio parere, Nietzsche non è poi così originale, nel senso che Nietzsche porta avanti fino in fondo, radicalizzandola, questa tradizione del volontarismo medievale, per cui Dio fa quello che vuole, cioè Dio non deve conformarsi al bene, platonicamente inteso, oppure inteso alla sostanza in modo aristotelico, come pensava Tommaso d'Aquino e come pensa tuttora Joseph Ratzinger. Ma Dio fa quello che vuole. E in un certo senso Nietzsche secolarizza la volontà assoluta di Dio nella volontà assoluta del soggetto, del superuomo, della volontà di potenza. In questo senso, Nietzsche non sarebbe poi così originale e Heidegger non avrebbe torto. In un secondo senso, secondo me, invece, Heidegger ha torto perché ricostruisce un'inesistente grande narrazione, per dirla a Lyotard, dai greci a Nietzsche, che secondo me invece presenta delle discontinuità interne enormi, per cui sostanzialmente io respingo, pur ammirando Heidegger, la teoria della lineare continuità da Platone a Nietzsche. Cioè, io rifiuto questa grande narrazione, che considero peraltro intelligente, ma meno di quella di Hegel. La figura nietzscheana dell'ultimo uomo è sempre stata, in un certo senso, sottovalutata, perché chi conosce, così parlo da Zarathustra, sa che Nietzsche fa una tassonomia, no? Vera e propria, no? Delle varie figure antropologiche, no? Dall'eremita all'uomo superiore, all'ultimo uomo, che sono tutte figure preparatorie per il superuomo. In questo caso, attenzione, per lo Übermensch, no? Perché il primo ha detto che non bisogna tradurre la parola. In realtà l'ultimo uomo è stato confuso spesso per il superuomo. Negli ultimi 100 anni, spesso si è confusa l'ultimo uomo, che è quello che, sapendo che Dio è morto, ne ricava la conclusione che tutto è possibile, pertanto
diciamo così, che l'arbitrio assoluto diventa l'unico principio metafisico possibile. In realtà noi assistiamo negli ultimi 100 anni non tanto all'avvento dell'Übermensch, che a mio parere è invisibile, anche perché secondo me non ci può essere. Per cui in realtà io penso che lo Übermensch non ci possa essere, esattamente come l'estinzione fichtiana dello Stato, oppure così, sia una totale illusione, naturalmente, come il paradiso dei testimoni di Geova. Cioè io non credo che ci possa essere lo Übermensch, no? Perché il Mensch in quanto tale non può essere Über. Non può essere né oltre la tradizione morale e sociale e neanche ovviamente al di sopra del bene e del male. No? Essere al di sopra del bene e del male è una illusione. Un'illusione dell'ultimo uomo. Una società che Nietzsche preannunciava volendo che essa fosse nemica del nichilismo e affermatrice dell'Übermensch, in realtà Nietzsche giustificava involontariamente l'affermazione dell'ultimo uomo. Cioè l'affermazione di chi, lasciandosi alle spalle ogni tipo di tradizione religiosa e filosofica, in realtà metteva l'arbitrio del volere al posto di tutto, una specie di rovesciamento di Kant.